Sì, grazie Carmine. Perché ci troviamo nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti? Perché l'operazione portata a termine questa mattina è in qualche modo l'esito di una lunga attività investigativa proprio del nucleo investigativo dei Carabinieri di Chieti che stanno indagando in merito ad alcuni colpi, ad alcune rapine qui nell'area metropolitana per cercare di individuare in qualche modo colui che custodisce le armi. Si sono messi sulle tracce di questo noto pluripregiudicato, Floriano Ulisse di 65 anni e come si suol dire questa mattina hanno fatto bingo perché hanno trovato la panda parcheggiata in via Agostinone proprio vicino alla sua abitazione ma soprattutto tra l'altro vicino quasi di fronte alla caserma dei Carabinieri di Montesilvano e hanno trovato appunto questo arsenale che ricordo composto da due bombe a mano, due pistole, una calibro 9, una calibro 7,65, un MK e altre munizioni. Parliamo di armi quasi tutte provenienti dal conflitto dei Balcani e quindi dall'est Europa. Siamo con il maggiore del nucleo investigativo dei Carabinieri di Chieti, Marcello D'Alesio, che salutiamo. Insomma, chiediamo a lui ecco, anche i contorni per quello che si può dire di questa indagine che andava avanti già da molto tempo, no? Come ha ben detto lei prima, questa indagine e questo risultato di questa mattina non è frutto del caso, è frutto di un'attenta attività informativa che è primaria in questi casi e di una scrupolosa attività di analisi che è stata svolta dai miei militari. Fatto importante è che ci siamo resi conto che i fatti reato, quelli più gravi, le rapine, le spaccate nelle abitazioni, soprattutto nell'arco notturno, sono state effettuate mediante l'utilizzo di armi. E dovevamo capire queste armi da dove venivano. Avevamo attenzionato questo soggetto, al quale ovviamente siamo arrivati dopo, come ho già detto, un'attenta attività informativa da parte dei comandi arma e delle nostre reti informative, e siamo arrivati a questo soggetto con un bel pedigree, con tanti precedenti penali. Lo abbiamo attenzionato per parecchi giorni, notte e giorno, e stamattina è scattato il blitz. Quando siamo andati a casa lo abbiamo visto abbastanza nervoso, lo abbiamo portato giù nel cortile dove era parcheggiata questa auto che sapevamo fosse in uso all'uomo, e nel momento in cui ci siamo avvicinati lui diceva di aver perso le chiavi e di non poterla aprire. Ci siamo resi conto anche che la macchina invece da un lato era aperta, come a significare di poter permettere a qualcuno di poter accedere per prendere quello che c'era dentro, e una volta poi aperto il cofano abbiamo scoperto che c'era questo borsone con questo fucile mitragliatore e queste due pistole, come lei ha detto, ma in particolare la cosa che ha fatto veramente un pochettino impressione è vedere queste due bombe a mano utilizzate nei conflitti balcanici, due bombe a mano molto potenti, entrambe con quasi 52 grammi di polvere da sparo all'interno, che poi sono state fatte brillare sulla spiaggia. È solo parte di questa operazione, cercheremo di andare avanti, di approfondire, perché ovviamente anche alla luce del munizionamento ritrovato, che non era pertinente alle armi rinvenute, è molto probabile che ci siano altre armi in giro. Ecco, parliamo di un pluripregiudicato, precedenti per estorsione, un'associazione, anche un reato associativo a suo carico, traffico di sostanze stupefacenti, quindi insomma, come diceva lei prima, un bel pedigrino. Assolutamente, assolutamente un pedigree di primo piano e tenuto conto anche dell'età della persona, è una persona che ha comunque 65 anni, che si presta ancora a questi traffici, vuol dire che è ben addentrato in quelle che sono le dinamiche delinquenziali di Pescara Provincia e anche Chieti in questo caso perché toccava anche la provincia di Chieti, essendo così vicina. Quindi in sostanza la sua funzione era quella di custode di queste armi che giustamente a chi servivano insomma, si rivolgeva a lui per insomma, averle in qualche modo in dotazione. Beh, questo ovviamente adesso lo accerteremo per capire se effettivamente lui si prestasse soltanto come custode o come colui che doveva passarle a qualcun altro. Lo diranno le indagini che proseguiranno sicuramente in maniera serrata. Ecco, in conclusione, Maggiore, però questa è l'ennesima dimostrazione che insomma c'è un certo fervore della criminalità anche di un certo livello particolare. Qui parliamo dell'area metropolitana, però immaginiamo anche noi in tutta la regione. Assolutamente sì, l'Abruzzo non è più un'isola.
Isola Felice, è molto appetibile e quindi le organizzazioni criminali generalmente vanno dove c'è denaro, dove c'è ricchezza. Grazie Maggiore. Carmine, se vuoi parlare anche tu con il Maggiore, magari formulare qualche domanda, siamo a tua disposizione. Sì, grazie Luca. L'unica curiosità è capire se si sta lavorando anche sul fronte dei fornitori di queste armi, che sono appunto armi da guerra, se le indagini si estendono magari anche fuori dal paese, su circuiti internazionali su cui viaggiano queste pericolose armi. Ecco, sì, mi chiedeva per Antonio, essendo armi provenienti dal conflitti balcanici, chi potrebbero essere i fornitori di queste armi? Ovviamente indagini sono in corso, ma anche rispetto ad esperienze passate, da dove possono provenire queste armi al di là dei Balcani, ma magari trafficanti di armi particolari che operano nella zona e quindi anche a livello nazionale ed europeo? Beh, teniamo conto che da Pescara o comunque da Bari arrivare sui Balcani è un attimo, anche da Ancona stessa, quindi è molto probabile che queste armi siano arrivate direttamente da quei paesi. Certamente adesso le armi saranno inviate a Risse per gli accertamenti del caso e anche per verificare se siano state utilizzate in reati che sono stati commessi, diciamo, sia in ambito nazionale che eventualmente poi in ambito internazionale. Come una sorta di mercato sotto traccia, Carmine, quindi in qualche modo fornitori che direttamente si recano nei Balcani, acquistano queste armi e poi le utilizzano qui sul territorio nazionale. Se non c'è altro, Carmine, noi chiudiamo qui dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti. Grazie, grazie, naturalmente buon lavoro agli investigatori, perché insomma questa è un'indagine che sicuramente prometterà altri sviluppi in futuro.